Nella sfida fra l'allievo e il maestro la spunta Massimo Epifani, che regala un dispiacere al suo ex allenatore Francesco Giorgini. Nell'inedito derby del Bonolis vince con merito per 4-2 il San Nicolò, che con i tre punti conquistati ai danni di un modesto Giulianova si porta a meno 2 dal Chieti e dunque dalla zona playoff. Per i giallorossi è un KO che conferma l'altalenante torneo di una squadra che dovrà ancora sudare per timbrare la matematica salvezza, possibilmente con qualche giornata di anticipo sulla fine del torneo. Dopo un giro di lancette stivaletta a far correre un brivido alla retroguardia giuliese, ma la sua conclusione termina di poco a lato. Al quarto minuto Chiacchiarelli mette a centro area per Moretti, che viene però anticipato in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner Sborgia salva sulla linea, ma sul proseguimento dell'azione al quinto Moretti, di testa a due passi da falso, non sbaglia sbloccando il risultato. Gara in salita per i giallorossi, che rischiano ancora all'ottavo quando ancora Chiacchiarelli al volo alza di poco sopra la traversa. Al nono si infortuna la testa Sborgia, che viene sostituito da Sciamanna. L'avvio della formazione ospite quasi da shock, ma al quattordicesimo Censori su punizione inventa una parabola imparabile per Lupinetti, che raccoglie il pallone nel sacco. La squadra di Giorgini, incoraggiata a gran voce dagli oltre 100 tifosi giunti al Bonolis, cerca di spostare il baricentro in avanti, ma rischia di capitolare di nuovo al 17esimo quando Chiacchiarelli fallisce una buona opportunità. I biancazzurri, quando attaccano, creano spesso problemi alla retroguardia giallorossa, e così Maurizio Chiacchiarelli all'ennesimo tentativo fa centro, riportando il San Nicolò in vantaggio. Al 26esimo Di Pasquale atterra in area Bartolini per Stampatori di Macerata e rigore che Santoni trasforma per il 3-1. I giallorossi non riescono a reagire come vorrebbero, e così al 40esimo è ancora Santoni a chiamare alla parata falso. L'ultima emozione arriva al 47esimo quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Testoni tira per la maglia Mbogi, che sbilanciato finisce a terra. Per il fischietto marchigiano è tutto regolare. Nella ripresa al 16esimo Mozzoni crossa in area per Stivaletta, che manca di un soffio l'impatto di testa con il pallone. I padroni di casa controllano senza grandi affanni il doppio vantaggio, anche perché la pressione del Giulianova è alquanto sterile. Al 18esimo Dorazio salva in area su Mariani al momento del tiro, ma è un lampo nel buio degli ospiti, che premono, subendo poi la quarta rete al 29esimo, ancora su rigore fischiato per un fallo di falsaperla su Moretti. Questa volta sul dischetto va Chiacchiarelli, che spiazza falso. Il poker del San Nicolò è servito per i giallorossi, che al 90esimo colpiscono la parte superiore della traversa con Esposito e poi realizzano il secondo gol con un bel tiro di Nassi al 92esimo e una brutta botta davanti a tanti tifosi giunti a Teramo, sperando di vedere tutta un'altra partita. Giorgini, un Giulianova imbarazzante oggi con il San Nicolò, probabilmente si pensava già alla Colombo, all'uovo di Pasqua, invece la salvezza è ancora da conquistare. No, se loro pensavano a Pasqua, si è visto in campo, quindi dopo 5 minuti con già 2 occasioni da gol al San Nicolò. Massimo rispetto per San Nicolò, che è un'ottima squadra e sta giocando molto bene, però si è visto che la squadra era molle, quindi abbiamo meritato la sconfitta. E quindi bisogna pensare alla prossima, perché noi dobbiamo arrivare alla salvezza, che ancora non è semplice, però forse è l'unica partita che abbiamo disputato, non abbiamo giocato assolutamente, ma te l'ho detto con massimo rispetto per la squadra avversaria, che merita nettamente la vittoria, però non si è vista quella cattiveria che ci serve nel calcio. L'allievo batte il maestro Massimo Epifani di fronte a Giorgini, è arrivata questa vittoria, però al di là delle battute sono 3 punti che vi permettono di avvicinare la zona playoff. Ma per la battuta a me oggi era un onore incontrare il mister, l'ho avuto come allenatore e c'è una grande stima verso di lui. Per quanto riguarda la partita ci tenevamo tanto, perché era una partita che ci potevano avvicinare ai playoff, ci siamo arrivati, l'abbiamo fatta con una grande partita sotto tutti i punti di vista, sono contentissimo, ma sono contento per i ragazzi perché se lo meritavano. E a parte la partita dell'Agnonese dell'andata, questa squadra ha fatto un grandissimo campionato, sappiamo che abbiamo lasciato tanto per strada. Però vedi, il calcio delle volte ti riserva delle sorprese, perché nessuno poteva pensare un mese fa che potevamo ritrovarci a 2 punti dai playoff. Ci siamo, ci rigiocheremo fino alla fine, perché credo che è un obiettivo importante per dare anche un senso all'allenamento fino a fine stagione.